quota 0 in questo minuto e mezzo iniziale. Ancora Stanford a esplorare la penetrazione, ecco, arrivano scarico per Tyreek Jones con quel jumper dai 4 metri, ancora segno per la VL, allora doppia l'avversario sulla 6-3, un tiro difficile per Frazier, che però Neyeris esce in punta per andare da Moretti, bella palla interna, poi extra pass di lusso per Tyreek Jones, manda via Stanford con la ricezione nel mezzo angolo ad sfruttare il vantaggio. Fantinelli, extra pass per Benzing e la Fortitudo non sbaglia più in questa stagione. Ora Stanford, vediamo come esce Pesaro dal timeout, lo fa con un palleggio, arresto, tiro di tampone lato sinistro, Fantinelli ancora difende molto bene, muove i piedi e poi Procida che anticipa Lembe, si scatena in campo aperto e va a inchiodare. Ecco il blocco di Stanford, cerca un tunnel, poi immaginifico Delfino, poi parte Fedil in transizione, lo scarico per il rimorchio centrale di Haralabopoulos. La rimessa effettuata da Lamb che scambia con Jones, si costruisce un gran tiro dal palleggio, Doron Lamb e con due triple consecutive. A rimbalzo saltano per tre volte Tyreek Jones e Grossel, alla fine Fantinelli costruisce un gran tiro per Pietro Aradori, quasi di rapina. E bella palla interna per Meyeris, che però non ha spazio. Torna fuori Delfino, ancora per il lettone, che legge molto bene il taglio dal lato opposto di Vincent Ford. Stanford, ancora il movimento di Delfino, che cambia lato sullo smarcamento, poi ha spazio per servire dentro Jones. Va su di forza nel cuore Fantinelli. Ancora Feldin, che rimette in mano a Fantinelli. Gran palla per Benzing, altra tripla a bersaglio per rosicchiare qualche secondo all'attacco della F. Frazier va via di velocità contro tampone, canestro, fallo subito, chance per può attaccare contro Jones che esce comunque a sporcare il pallone, ma forse si insacca un dito, attenzione Delfino, da tre punti in transizione, gran canestro per Carlos Delfino, rimbalzo per Carlos Delfino. Poi il blocco di Tyreek Jones per Moretti, gran palla per il suo roll centrale. Pesaro lì attaccata sulla meno 3, Grossel perde la maniglia e Lamb lancia Jones in transizione, arriva il canestro con il fallo subito. E Pesaro risponde, è un po' indeciso, ribaltamento brutto per Stanford, capisce tutto Feldin, può correre Bologna, triple in transizione per Aradori che non si è raffreddato e segna un gran canestro, dentro la palla per Benzing che questa volta ribalta innescando il tiro di Aradori, non lo sbaglia Pietro Aradori, ne esce una mattonata però del tedesco, poi da dietro Fraser ruba la palla a Jones e poi si appoggia al vetro di rapina Brendan Fraser. Dentro anche il secondo, sorpasso della Carpegna Prosciutto. Ora Fraser che va a trovare Aradori, si appoggia, angolo per Haralabopoulos, la tripla è sbagliata. E allora si finisce così con il successo della VL